Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday 13 Store e benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide e oggi siamo qua come ogni lunedì a parlare di Funko Pop. Il protagonista di oggi è Captain Planet, una novità assoluta uscita questo mese, i Funko Pop del famosissimo cartone animato degli anni 80-90 di Captain Planet. Allora, cominciamo con il numero, abbiamo il 1323, qui abbiamo il logo del cartone, ovviamente la categoria Animation, qui abbiamo l'artwork con il personaggio e il nome Captain Planet. Sulla costina abbiamo tutto quello che abbiamo visto sul davanti, però con la figura del nostro eroe per intero. E dietro abbiamo tutta la wave completa. Come possiamo ben vedere, abbiamo un solo Captain Planet di una sola versione, quindi quello rosso, e poi abbiamo tutti i personaggi che abbiamo visto nel cartone. Non so se ne faranno altri, al momento questi sono gli unici che sono usciti. Vedremo se magari faranno anche altre versioni, come i giocattoli di Captain Planet, che c'erano tantissime colorazioni. Staremo a vedere, anche se non credo. Bene, questa è la scatola. Prima di cominciare la recensione, volevo ringraziare come sempre tutti quelli che ci supportano, che si sono abbonati al canale. Grazie mille a tutti. E ricordarvi che qualora voleste abbonarvi al canale e sbloccare così vantaggi esclusivi, non dovete fare altro che cliccare il tasto qui sotto. Ok, eccoci con il nostro Funko Pop fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 10 cm e mezzo. Allora, questo è il nostro Captain Planet, vediamo i capelli verdi, metà spazzola e metà che scendono in giù. Molto particolare come capigliatura, capelli verdi alla Lufferigno, che poi in quell'epoca erano entrambi famosi con questa capigliatura. Il corpo blu, abbiamo gli occhi, le sopracciglia disegnate, non abbiamo la bocca giustamente, possiamo muovere la testa. Qui sul petto abbiamo il suo simbolo che ritrae la terra, il mondo, comunque quello. E abbiamo il braccio che indica, questa è la posizione di questo Funko Pop, quindi in posizione che indica, e dietro nulla da segnalare. E questo è il nostro Captain Planet. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Che dire? È un Funko Pop sicuramente per pochi, per tutti noi vecchietti che siamo cresciuti in quell'epoca, molti ovviamente non lo conosceranno, però molto bello, sono contento che l'abbiano fatto, è stato proprio un fulmine a ciel sereno quando ho visto il preordine, bellissimo. Sarebbe bello ancora di più avere una bella action figure di questo personaggio, magari non tutti i personaggi, però anche avere qualche Captain Planet come i giocattoli sarebbe molto bello, magari una marca tipo la Super 7 potrebbe farla, l'Hasbro non credo, però la Super 7 potrebbe farla, visto che lei si occupa di questi cartoni anni 80, anni 70, anni 90, potrebbe farlo. Io spero sempre, staremo a vedere. Comunque per tutti i fan di questo cartone l'acquisto è super consigliato. E voi lo conoscevate? Fatecelo sapere nei commenti. Bene, detto questo, io vi ringrazio e vi saluto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video e al prossimo lunedì con un altro Funko Pop. Grazie mille e ciao a tutti!